40-15. Ecco, molto spesso questo è uno schema molto importante da sapere a casa. Primo servizio al centro. Corto il recupero di Venus Williams e allora per la prima volta però c'è match adesso, porta a casa un game di battuta senza particolari patemi. C'è match, set vede Joanna Conta avanti 3-2. Grande attacco e poi questa volta non sbaglia la chiusura in avanzamento, 15-0. Qui invece un po' troppo lunga e leggibile, in realtà poi Venus non è stata un fulmine di guerra nel venire avanti, ma anche la smorzata perso. Che errore, variazione di ritmo che in qualche modo sortisce gli effetti sperati da parte di Venus. Pensi sempre di dover fare questo per sempre, non ti rendi conto di che stai pian piano diventando adulta. Qui splendido rovescio in avanzamento da parte della Conta. Adesso le cose da adulte, routine oramai si è diventata nel tempo. Però sale il livello di gioco da parte della Conta, sale il numero di prime in campo. Lunga la risposta della Williams e allora addirittura a zero stavolta, tiene il servizio Joanna Conta avanti 4-3. Zverev che affronterà uno tra Berdych e Raonic. Canadese ha vinto il primo set, non chiude Venus, campo aperto, lo sfrutta la Conta, attenzione 0-30. Attenzione. E adesso è la Conta, artefice del proprio destino, costantemente in pressione, e lei che ha comandato con il dritto. 15-40, due chance per andare a servire per il set. Se ne va il rovescio lungo linea, Conta che all'inizio dello scambio ha avuto la possibilità di muovere la Williams, in realtà non semplice da giocare questa smorzata, palla molto bassa, bravissima Joanna Conta a rimanere agganciata a questo game. Altra risposta profonda, è rimbalzata anche parecchio male quella, eh. Lunga, arriva l'errore da parte della Williams, insomma questione di millimetri nel corso di questo ultimo punto del game, era nell'aria questo break, lo conquista il primo break della Conta nel match, 5-3. Risposta vincente di dritto, 0-15. Adesso che lo deve, purtroppo lo dovrà, purtroppo per lei ovviamente, lo dovrà lottare tantissimo. Ancora una non chiusura nei pressi della rete, errore. Altro passante vincente della Conta, ovviamente agevolata dalla non chiusura della sua avversaria. È lunga la risposta di Venus Williams, si carica Joanna Conta, allunga questo match al terzo set dopo un primo set a senso unico, 6-3 Conta. Una partita pare, one set. Bilancio di
vittorie contro le top 20 per la conta, 5 successi con Agnieszka Advanskar su Venus. Risposta vincente, subito in difficoltà la tennista americana, 15-30. E cercare di dominare questo set e non perdere tante energie per poter arrivare in fondo alla partita. Lungo il dritto della conta. Tranquillo, questa po'. Anche è molto vicina. E Venus stava andando via, poi però qualche dubbio è venuto anche a lei, ma la palla effettivamente è out, anche perché insomma questo è un match, a differenza di quanto accade nella quasi totalità dei match femminili, dove ci sono stati pochi break. Serena Alessandro subito avanti la britannica, mamma mia che brutta vole ad aprire questo game. 0-15, sperano che possa recuperare in tempo per domani. Io secondo me ce la fa. Stavo dicendo la stessa cosa. 30-15. Ricordiamo un attimo che 30-15. Il coach della conta, giocando tanto a campo aperto, però si può vincere da questo ultimo scambio. Vedete, sinistra, destra, sinistra. Molto brava anche a salire sulla palla, molto carica, che le aveva proposto la Williams. E in questo momento stiamo assistendo a un match. Servizio dritto, splendido. Inizio di terzo set al servizio per Joanna Conta. A proposito di servizio, sono proprio i numeri. Cerca sicuramente di stare più vicino al campo, ha meno paura di sbagliare. Qui non riesce a gestire questa palla davvero velenosa proposta dalla Conta. 15-30, nuovamente in difficoltà al servizio. Venus. Mamma mia, erroraccio in risposta. Quasi si allontana dalla palla Joanna Conta, graziata. Sì, sì. Ogni tanto io in inglese, francese, italiano faccio metà e metà e ci è stato qui. Ottima risposta da parte di Venus e poi comoda la chiusura. Splendido, cambio in lungolinea con il dritto. 15-30. Sì, io credo che Venus debba. Aveva accorciato Venus, sbaglia un altro dritto Joanna Conta, che si è quasi autobreccata nel corso di questo. Fortunata la Conta, quasi costretta a giocare la smorzata. Venus non lo fa in maniera 0-15. Ancora un drop shot, questa volta giocato molto meglio, campo aperto, non può sbagliare, 15 pari. Ancora sbaglia l'angolo, incredibile. Cosa fa? Ha giocato uno smash, ma la preparazione è stata piuttosto, come dire, anomala. Sì, sì, perché... Che brava, quando si è trovata in difficoltà ha giocato uno slice che le ha consentito di riguadagnare campo e poi bravissima a spingere con il lungolinea di dritto. Ehi, sal centro, annulla una chance per il control break, porta a casa un game di basilare importanza, allunga in questo terzo set. Venus Williams avanti 4-1. Guardate dov'è la Williams a rispondere. Ah, che bella. Però questa. In corsa colpisce la riga da lontanissimo alla Ivan Lendl, questo vincente. Che brava la Williams, come è riuscita in scivolata, lei sì che ha imparato a scivolare, a recuperare e tenere profonda la gittata del proprio cross di rovescio. Anche Garbine Muguruza su questa, assolutamente la Muguruza, queste condizioni la Sharapova, la Sharapova. Se non avesse avuto il problema fisico sarebbe stata sicuramente la candidata, probabilmente, o una delle candidate a vincere il torneo.
in bellezza con un vincente di rovescio, il sorriso di Venus Williams, che è riuscita a portare a casa un match tutt'altro che semplice, il suo quarto di finale in stagione per l'americana, che per la seconda volta batte Joanna Konta. Dopo 3 KO consecutivi torna a Roma nei quarti di finale dopo 5 anni. Punteggio finale 6-1, 3-6, 6-1 per la Williams.